Giannina. Un sacco di ferrone. Bacio tutte tranne una. Ciao, fammi indovinare chi non baci. Allora, perché non la baci? Non può essere l'unica miss, però. Perché eh? Mi prende sempre in giro. Io, ma guardati, ma ti prego. Cialtrona, cialtrona, levati la coroncina. Ciao, piacere, Anna Magnani. Ciao. Roberta Campa. Ma che ti è successo questo weekend? Sei peggiorata? Ah, io lo so cosa è successo, ma non lo posso dire. Devi stare zitta. Ah, tu sai già tutto? Ma vi siete incontrati stamattina in sala trucco? Allora, raccontiamo, era molto, molto contenta. Quanto mi dai per non dirlo? Tanto, tanto. Scusate se vi interrompo, vorrei fare gli auguri a Veronica, perché oggi è Santa Veronica. Santa! Le Veroniche. E allora guardate come festeggiamo. Sì. Questo è un festeggiamento che noi ci offre. Il giorno dell'onomastico portiamo le pastarelle. Meraviglia. E quindi siete. Ecco qua un po' di... Roberta, guarda come ti accogliamo. Che meraviglia. C'era la corona della miss, ma ci sono anche le pastarelle. Diciamo la verità, un vassoio l'ho portato io, l'altro uno dei prossimi ospiti, che è Ciro Giustiniani. Quindi... Sì, che le ha portate solo per me in realtà, quindi ferma. Grazie. Vogliamo ecco. parlare con la capo anche? Sì, può essere un'idea magari. Perché dite? Roberta capo. Se dico brava non è a caso, non solo perché tu sei veramente una brava ragazza e qui nessuno mi può smentire, ma brava è anche il titolo dell'ultimo programma che ti ha riportato in Rai, Rai Premium, sì, tutti i mercoledì sera alle 23. 23 circa, sì, è stato un bel rientro, un programma, una specie di talk magazine, abbiamo parlato di donne, di storie belle, di storie positive, di donne che hanno fatto grandi cose, anche non conosciute, anche non famose, poi ci siamo collegati con tutti i corrispondenti là, ci siamo fatti raccontare come stanno le donne nel mondo. È un momento in cui si parla molto. Si parla molto delle donne in questo momento. Stiamo lottando e qualche cosa sta succedendo. No? Siete d'accordo? Guardiamo queste immagini, sei uguale a quando facevi Uno Mattina, Tappeto Volante, cioè non sei cambiata di una virgola. Gli anni non sono passati per te. E poi ci dirai il segreto. Questa gliel'hanno scritta sul computer. Non c'è, non c'è. Comunque hai parlato di cattiva inside. Mi pagano per questo. Comunque hai parlato di donne importanti, di donne valorose, non mi hai mai invitato nel tuo programma, ma prima di raccontarti vediamo questa scheda di Daniela Pugli. Che parla di me? Certo, sì. È ovvio. Anche un po' di me. Per Roberta Capua la bellezza è sempre stata una dote di famiglia. La conduttrice partenopea infatti inizia la sua carriera nel 1986, quando viene eletta la più bella d'Italia, ricalcando le orme di sua madre Marisa Iossa, che nel 1959 è diventata la prima Miss Italia. Ma come spesso accade che l'allievo superi il maestro, l'anno dopo la Capua partecipa al concorso di Miss Universo e arriva seconda. Da quel momento, grazie al suo 1,80 di statura, inizia la carriera di modella e indossatrice. Negli anni 90 la bella conduttrice partenopea diventerà uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. Sarà alla guida di Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia, per poi approdare al programma quotidiano Uno Mattina al fianco del giornalista Luca Giurato. Ma sarà anche Pippo Baudo a volerla a fianco in prima serata. Arriveranno ancora tanti successi televisivi, ma nel 2008 Roberta realizzerà il sogno più bello, la nascita di suo figlio Leonardo, frutto dell'unione con l'imprenditore bolognese Stefano Cassoli, che poi sposerà nel 2011. Da allora, tranne qualche sporadica apparizione in TV come ospite, la conduttrice si dedicherà solo al mestiere di mamma, senza rimpianti per le occasioni perdute. Oggi la simpatica conduttrice ha scoperto una grande passione per i fornelli, al punto da aprire un suo blog e vincere nel 2017 la prima edizione di un noto talent culinario. Eclettica, versatile, a Roberta è sempre piaciuto rimettersi in gioco e adesso che il suo Leonardo è cresciuto è pronta per qualunque sfida. L'occasione non si è fatta attendere. Quest'estate la Rai le ha affidato Brava, un talk dedicato alle donne, che ha segnato il suo ritorno alla conduzione. Immagini che ti raccontano molto bene. Emozione, è vero? Proprio una vita così, in pochi minuti. Tutto il tuo excursus dal punto di vista del bulbo pilifero, dal capello alla carriera dal lungo così al corto così. Sì, abbiamo visto tutto. Sì. Senti Roberta, noi abbiamo deciso oggi sulla sicurezza che tu sia una bravissima ragazza, andiamo oltre, quindi con quelle carte ti facciamo un'intervista, abbiamo scelto delle parole sapendo che ti raccontano meglio, ma vogliamo andare più a fondo. Cioè che devo fare? Devo girare? Alza la prima carta, mostrala alla camera.
E cosa c'è scritto? C'è scritto bellezza. Scusate, se tu dici bellezza, non lo so, non me ne volere, ma torna. Mio, prego, bellezza. Prego. Questa è mia. E anche questa, ladra. Ridiamo la coroncina e la fascia a una giovanissima Miss Italia. Quanti anni avevi? 17. Avevo 17 anni ed ero proprio di un'ingenuità e di un candore imbarazzante. Nel senso che non mi rendevo conto di quello che sarebbe poi successo nella mia vita dopo Miss Italia. Per me era un gioco andare lì, ah, vediamo com'è. Poi mia mamma era stata Miss Italia, mi sembrava così un po' di mamma e figlia Miss Italia, di così, di fare una cosa più per me. Non avrei mai immaginato che dopo 32 anni saremmo stati ancora qui a parlare. Quanto ti scoccia questa cosa? No, non mi scoccia, perché devo dire è stato poi l'inizio di tutto quello che è stato, quindi no. Però è davvero un'etichetta, un qualche cosa che ci si porta poi per tutta la vita. Senti, c'è stata anche tanta ingenuità nel rapporto con le tue colleghe, rivali del tempo, non lo so, immagino un dietro le quinte molto più quieto rispetto a quello che si vede oggi. Nel concorso? Nel concorso. Beh sì, perché le ragazze degli anni 80, noi ragazze degli anni 80, eravamo un po' meno aggressive. Un po' meno agguerrite. C'erano sempre alcune che scalpitavano un po', però in generale l'ambiente era abbastanza tranquillo. Stiamo vedendo le immagini adesso con una pupetta, la corona di 59 kg. Sì, no, sai che mi aveva fatto un livido qui la corona, da quanto era pesante? Veramente. Bello. E poi l'ho tenuta in testa praticamente, ecco, lì e poco altro. Poi me l'hanno portata via e hanno detto basta. Mai più vista, giuro. Guarda, mi ha incuriosito tra le notizie appunto che anche tua mamma sia stata una Miss Italia. Quanti anni prima? 27 anni prima? Nel 59, sì. Come avete giocato su questa cosa? Se ne parlava in famiglia? Guarda, in realtà noi non ci abbiamo mai giocato, perché mia madre è una persona con un carattere molto schivo, molto... E quindi a casa non si è mai parlato di questa cosa. C'era in salotto una coppa, all'epoca regalavano una coppa, era lì, ma non c'era una foto, non c'era... Quindi io non è che sono cresciuta con quest'idea o con questo mito, con questa cosa. Quando poi si è presentata l'occasione, lei ha detto, dai, ma è una cosa carina, ti accompagno io. E poi lì la stampa ovviamente ha cavalcato... la notizia, e molte hanno detto ovviamente, ah, hai vinto perché c'era lei, sì, perché certo. Cioè, sì, vabbè, ma insomma sì, cose, si sa. Dai. Seconda carta, andiamo avanti. Eccola. Televisione. Televisione, anche quella sembra essere arrivata per caso. Beh, dopo la moda, io ho iniziato con la moda, che mi sembrava il trampolino di lancio. Più consono dopo un po'. Sì, dopo un po' però la moda... Nella moda non si parla, cioè una donna che fa la modella è muta, in passerella, nelle foto. E, dopo e se un non po'... ha niente da dire va bene, ma se c'ha da dire dopo soffri. Dopo un po'. Avevi così. Voglia di parlare? Non con te. Però la carriera... La possiamo tenere con noi sempre, la carriera capo, è breve. Ci tieni a badare, grazie. La carriera di modella è breve, tu lo sai, no? Quanto dura. Lo so, perché l'ho fatta anche io. Lo so, dura poco. Poi sei passata alla televisione, grazie. Poi sono passata alla televisione, guarda che... Comunque la televisione oggi che ha fatto Roberta Capua è una televisione che veramente può raccontare e dire tante cose, anche solo per i partner con cui sei stata in TV. E poi, rispetto a tante carriere, tu sei stata in Rai, in Mediaset, andavi, tornavi. Cioè, hai fatto quello che volevi, dove volevi. Io sono partita da quella che era Tele Monte Carlo. Che oggi è la scritta 7. Per esteso, tutte le Monte Carlo. Sì, sì. Tele Monte Carlo. E ci segue tutte tutta, le mattine, sì. Salutiamo, ciao Tele Monte Carlo. E poi sì, è vero, Rai, Mediaset, Sky, insomma un po' di tutto. Colleghi prestigiosi, beh insomma uno su tutti, non posso non nominare Luciano Rispoli, che è stato insomma probabilmente il mio mentore e che troppo poco viene ricordato, troppo poco spesso, quindi lo voglio fare io. Lo facciamo insieme. Ha fatto veramente la storia della televisione, io ho imparato diciamo il mio modo di fare televisione da lui. Quasi esclusivamente, principalmente che gli ha rubacchiato? Da lui. Gli ho rubacchiato il modo di approcciare le interviste, il fatto di ascoltare
l'interlocutore, che sembra una cosa scontata, ma non lo è. E il fatto che un'intervista ti può portare, tu hai una traccia, ovviamente tutte noi quando andiamo in TV abbiamo un copione, abbiamo una traccia, però un'intervista ti può portare su una strada completamente diversa e va cavalcata quella, non quella che c'è scritta sulla carta. Pronte, e allora andiamo avanti con un'altra carta, perché se vuoi no dai, sono seria, Leonardo, c'è un nome che colpisce al cuore, ma è non solo il nome di tuo figlio, sì, ma appartiene anche a una scelta importante di vita. Eh sì, perché quando è nato Leonardo io ho praticamente smesso di lavorare. Volevo stare con lui, che adesso è a casa che mi guarda. Ciao amore, ciao. Mamma torna presto. Inusuale, scelta del nostro mondo. Inusuale, però mi ritengo una donna fortunata, ho potuto scegliere e non molte donne possono scegliere, perché per necessità si devono barcamenare tra lavoro e famiglia. Io invece ho fatto delle piccole cose, ma insomma in linea di massima ho cresciuto lui, non ho perso nessun momento. Lo dici con una grande serenità, quindi sì, perché è stata una scelta convinta. Sono felice, se tornassi indietro la rifarei. Non hai avuto la paura di perdere quel treno che si è chiamato televisione? Ero consapevole che poteva succedere, in realtà però nella scala delle priorità per me è venuto prima lui, veniva prima lui, poi ho detto poi se ci riuscirò bene, se no farò dell'altro, cioè nella vita insomma una donna si può realizzare in mille modi. E poi devo dire la verità, a me piace fare la casalinga, la mamma, confesso, sì, cucinare, ma proprio stare in casa, prendermi cura della casa, della famiglia, dei miei affetti, degli amori, non, diciamo, forse adesso che è anche più grande tuo figlio, la scelta di tornare al lavoro è anche una scelta più consapevole, sì, è naturale, serena, perché adesso l'anno prossimo andrà in prima media, è un po' più indipendente, ha meno bisogno proprio della mia presenza costante, mio marito Stefano mi aiuta, quando non ci sono io cerca di esserci sempre lui. Perché quindi smircio le carte, Roberta? Smircio le carte, perché sento che la carta che sta per arrivare l'abbiamo già un po' anticipata, Roberta. No, è molto tranquilla, ti riguarda. Ah, cucina. L'hai appena detto, mi piace comunque anche la casa, cucinare, e la cucina è stato anche l'elemento che ti ha ricondotto alla televisione, sì, quando i tempi erano... Sì, è stato forse il momento un po' del rilancio, quando mi hanno chiesto di partecipare a Masterchef, ho detto va bene, mi metto in gioco, ci provo, la cucina è una mia passione, è andata bene, mi sono divertita, ho aperto anche un blog che si chiama Cottografato, www.cottografato, perché c'è un gioco tra la cucina e le fotografie, io in alcune foto gioco con gli ingredienti, così. Quanta Napoli c'è in questo blog, se c'è? Beh, nella mia cucina c'è Napoli, per forza, sono le mie radici, quindi... Senti, ma c'è anche la filosofia napoletana del pure se la cosa ti sembra complicata, complessa, impossibile da fare? Sì. Se può fare, c'è scritto, se può fare. Senti, posso dire questa cosa che ho sempre pensato di te, lo sai perché te l'ho già detto anche un po' di tempo fa, che quando penso a te penso all'eleganza e alla finezza intramontabile, sei veramente di una finezza incredibile. Sì, tanto da e qui la grazia è seria, non c'è battuta. Allora basta, allora tengo, allora non racconto quello che hai fatto ieri. Allora andiamo direttamente all'ultima carta che ci riporta, ci porterà al 5 dicembre. 50, lo possiamo... Così, sono 50 quest'anno, compio 50 anni. Oh. Ma dove? Dove? Basta fare un po' di conti, non è difficile, compio 50 anni, sono felice di come sono, di quello che sono, non combatto il tempo in maniera spasmodica come vedo fare a molte donne, sono molto tranquilla, molto rilassata. Gli anglosassoni dicono best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Siete d'accordo? Assolutamente. Questo però grazie a tutto un percorso che ti ha reso, secondo me, così, così serena nell'affrontare anche il 50° anno. No, hai avuto una vita che ti ha dato quello che volevi, soddisfazioni, famiglia, figli. Sì. Perché lamentarsi di 50 anni poi, no? Infatti no, non mi lamento, sono... Sì, sono tranquilla, sono serena, facimme e corner. Come si dice, sai, gli occhi. Però sono meglio rispettato. Esatto. Vabbè, basta perché sono troppo a Napoli stamattina. Però comunque, anche l'amore, no? Ci aiuta in questo percorso verso il sé che cresce. Certo, cioè, l'amore in generale, l'amore per il partner, per i figli, per la famiglia, l'amore per se stessi è la prima cosa. E come si conquista? Senti, io la ricetta non ce l'ho, ragazzi. Questa la ricetta non ce l'ho. Non ce l'ho. Però, secondo me, bisogna un po' anche accontentarsi di quello che si ha, godersi quello che si ha,
il più possibile, minuto per minuto. Brava, perché se si cerca sempre qualcosa di più, qualcosa, c'è sempre qualcosa di più davanti. C'è sempre chi è più bello, più giovane, più ricco, più simpatico, più famoso. Accontentiamoci di quello che abbiamo, godiamocelo. E forse la vita ci sorride, no? Brava, Robby, grazie. Madonna, mi sono diventata saggia a 50 anni. Vedi? L'abbiamo detto. La ragazza di 17. Una brava ragazza per davvero. È parlato di amore.